Ciao a tutti ragazzi e come sempre benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, in questo video andiamo a vedere calciomercato del Milan, quindi dopo qualche video torniamo a parlare appunto di Milan. E ragazzi, la notizia del giorno, cioè la notizia che sta riguardando soprattutto delle ultime ore, è quella che secondo il Corriere della Sera il Milan stia facendo un sondaggio su Gelson Martins, ragazzi, giocatore esterno dello Sporting di Lisbona, che gioca appunto in Portogallo, la nazionale del Portogallo. Ragazzi, lui appunto è un esterno, fa il ruolo di Suso e ha 23 anni, quindi ragazzi è molto giovane, secondo me è molto talentuoso. Io non l'avevo mai visto giocare, ho visto le migliori skill, i migliori gol che aveva fatto, le migliori sul giocatore. Ragazzi, è un giocatore che secondo me, se dovesse venire al Milan, potrebbe crescere e secondo me potrebbe essere anche un buon colpo. Ragazzi, Gelson Martins, come molti suoi compagni dello Sporting, ovviamente tutto lo Sporting Lisbona se ne vuole andare. Infatti, ovviamente, Gelson Martins ha chiesto la rescissione del contratto, quindi diventerebbe uno svincolato, così come la maggior parte dei suoi compagni. Perché, ragazzi, lo scorso 15 maggio c'è stata un'aggressione da parte degli ultra, appunto dello Sporting, ai giocatori. Adesso, ragazzi, tutti i giocatori se ne vogliono andare. Lo Sporting Lisbona sta veramente fallendo. È una società che sta veramente fallendo, quindi ragazzi molto probabilmente l'anno prossimo vedremo uno Sporting Lisbona ridicolo. Quindi ragazzi, il Milan potrebbe prenderlo appunto a parametro zero, perché ha chiesto la rescissione del contratto, e se chiede la rescissione del contratto, ragazzi, lo prendereste a parametro zero. Però ragazzi, far venire Gelson Martins in Italia sarà veramente molto difficile, perché è un ragazzo molto talentuoso e molte big europee lo vogliono, come l'Arsenal, come anche il PSG, come il Tottenham. Ma ragazzi, ci sono molte squadre che vogliono questo giocatore. Farlo venire in Italia e soprattutto al Milan, che forse non si sa se giocherà all'Europa League, è veramente molto difficile. Ragazzi, poi molto probabilmente, se dovesse venire Gelson Martins, Suso se ne potrebbe andare, lo venderemo 60-70 milioni. E questa, ragazzi, non so se è una cosa negativa o positiva, perché ragazzi, prendere Gelson Martins e togliersi Suso è veramente un rischio enorme, perché sì che Gelson Martins ha un futuro davanti a sé perché è giovane, però ragazzi, Suso è anche Suso, e per Gelson Martins, che non è che è sicuro che farà una buonissima stagione, è veramente molto difficile prenderlo. Sicuramente ragazzi, se verrà appunto Martins, non verrà a fare il panchinaro, il sostituto di Suso, perché lui è stato chiaro, ha detto che vuole un posto da titolare, ovunque vada a giocare vuole giocare titolare. Ragazzi, quindi se dovesse venire Gelson Martins, molto probabilmente venderemo Suso tra una cifra sopra, molto probabilmente sopra la sua clausola rescissoria. Inoltre ragazzi, Fassone, Mirabelli e Gattuso sono volati in Russia per vedere molti giocatori che potrebbe prendere appunto il Milan. Uno di questi ragazzi è appunto Gelson Martins. Infatti Gelson Martins è convocato anche con la nazionale del Portogallo. Domani, questa sera ragazzi, infatti ci si terrà Spagna-Portogallo. E infatti allo stadio ci saranno anche Gattuso, Mirabelli e Fassone, apposta ragazzi per vedere questo giocatore, per vedere com'è. Se dovesse piacere, molto probabilmente il Milan cercherà di piombarci sopra, e ragazzi, secondo me potrebbe essere anche un ottimo affare. Detto questo ragazzi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, e di andarmi a seguire su Instagram, paimetic_official. Noi ci siamo in un prossimo video, bella, ciao.